Eccoci qua, buongiorno. Una settimana di distanza dall'ultima uscita con Dario. Vatti qui. E andiamo. Una Caporetto, praticamente non abbiamo visto niente, niente, solo un sarago. Una canna da pesca. A una settimana di distanza ci riproviamo. Io sono anche uscito infrasettimanale, un mercoledì, pescata discreta. Niente, oggi vediamo di uscire sempre con Dario del Team Arrow e vediamo se le condizioni sono cambiate. Qualche riporto l'ho avuto. Ah, c'è qualcuno che non riesce ad aspettare, vedete? Ieri mi ha chiesto appuntamento alle 7, 7 e un quarto, io ho detto 7 e mezza, non riesce ad aspettare. Avrà dormito lì davanti? Mi ha chiamato la polizia, ha dormito qua? Non devi evitare di arrivare in ritardo. Hai dormito qua proprio, dice, no, anticipiamo, tanto ci vuole un po' di luce per pescare. Senti, ho avuto qualche mezzo riporto di movimento, niente di eclatante, però... Visto che l'ultima volta che ho fatto la intro io abbiamo praticamente scappottato, no, malissimo. Hai visto che ha pigliato Luigi Puretti? C'era i 50 kg. Le cernie delle azzorre, cacchio. Madonna. Un Golia, sembrava Golia. Sì, cioè, Golia, no. Sì. 300 kg. No. Bisogna passare alla canna. No, mi dissocio. Buondì, dopo la Caporetto di una settimana fa riproviamo a vedere se le condizioni sono cambiate. Io mercoledì sono sceso, qualcosina l'ho vista, ma meglio non dire troppo. Facciamo parlare in milanese, c'hai qualcosa da dire a tua discolpa? Allora, sicuramente è stata l'emozione che ha spaventato tutti i pesci della zona. La litoranea è sempre un po' più complicata, anche il fondale è abbastanza diverso dalle isole. Si tratta del fattore C, è sempre il fattore C, le condimeteo possono essere positive o negative per la pescata, però il fattore C è sempre fondamentale. Ce ne vuole di C. Tant'è vero, l'ultima volta mi ha fatto tutto perfetto e quella bella corvina se n'è andata. Pensiamo ad oggi, inizieremo sul fondale intorno ai 10-12 metri, cercare un po' di visibilità se c'è, proprio per cambiare un attimo la visuale e vedere che cosa gira lì. Potremmo anche andare a 32 metri come Valerio Losito, però non so se ti va, tu che dici? No, sì, no? Per andarci, per scenderci, per scendere, ci scendo, scendiamo, poi non ci risalgo. No, soprattutto d'inverno, mi sa che... Bene, dai, ci vediamo allo scivolo. Scivolo nuovo, piacevole, sempre un po' di bassa marea, ma ce la faremo. Beh, soliti problemi di bassa marea, però ormai siamo dei nostromi, riusciamo proprio ad allare tutto lì, senza fondale, tra macchina e carrello, insomma, va bene, al rientro dovrebbe essere un po' più alta. Niente, iniziamo, andiamo subito sui punti di pesca, questo venticello da ovest dovrebbe calare, addirittura girare da sud, quindi vediamo che cosa gira sott'acqua, si va. Allora, posto nuovo, oggi iniziamo su un fondale intorno ai 10-12 metri, quindi niente, adesso ci cambiamo e entriamo in acqua, ci vediamo poi in acqua. Vai. Inizio subito facendomi prendere in giro da un bel saragone che mi fa andare avanti da uno scoglio all'altro, ma riesco anche a sbagliarlo. Come sempre ho iniziato la pescata con il fucile lungo, però mi rendo subito conto che una giornata da fiocina è corto e quindi cambio atteggiamento.
Insomma, il pesce gira, le condizioni sono ottimali per me. Comincio a razzolare, a spostarmi parecchio dalla barca, e in una di queste di questi spostamenti guardate che cosa vedo in quella chiazza di sabbia. Devo dire che questo 75 armato a fiocinetta è veramente un'arma micidiale. Amazzona è stata ben perlustrata da me e Dario, quindi questo è il pescato di questa prima fase. Decidiamo di spostarci in un'altra zona. Come al solito e per fortuna entro sempre con il lungo nei primi tuffi. Indugio un po' sulle immagini di questo bel pesce, un bel corvo, che poi sarà il corvo più grosso di quelli presi in giornata, a testimonianza, diciamo, della fortuna in questo periodo per questi esemplari.
anche un esempio in cui avrei preferito avere un'altra arma molto specifica, un 55 sempre armato a fiocina. Invece avendo il 75 qui, questi Sara che mi fanno impazzire, però alla fine poi insistendo ho la meglio io. Mi avvicino a questo bello spacco cercando di capire se dentro c'è qualche sarago o qualcos'altro. Poi alla fine vedo un movimento che mi sembra quasi una murena. Invece guardando meglio si tratta di una bella cernia. Il pesce è preso bene, ma si tratta sempre comunque di una fiocina, anche se micidiale, quindi decido di prendere il mio tempo per poterlo estrarre e mi accorgo con sorpresa che vicino a me è arrivato Dario, e quindi quale migliore occasione per fare un bello shooting di questa bella preda, e quando mi ricapita. Beh, pescata finita. Finita, un po' stanchi. Poco stanchi. Diciamo una pescata dal sapore estivo, dobbiamo dire la verità. Rispetto alla caporetto dell'altra volta, di domenica scorsa, è andata molto meglio. Le condizioni erano, vabbè, siamo andati in un posto diverso. Qui fortunatamente l'acqua era abbastanza buona come visibilità, permetteva dai 10-12 già di vedere il chiaroscuro del fondo, e quindi ci ha consentito di pescare anche planando a mezz'acqua. Rispetto a domenica scorsa il pesce girava. Tocca dire di sì. Girava, no, bello. Io ho iniziato con un rammarico, nel senso che appena è entrato in acqua ho visto una cernia piccolina, vabbè, diciamo idonea, ha sparato, persa nel buco dove è andata, poi sono andato a mettere la testa e c'era un bel saragone che mi ha fatto fesso un paio di volte da una parte all'altra, quindi mi ha fatto innervosire, non l'ho preso, sarà stato intorno al chilo e niente, quindi poi mi sono dovuto arrabattare e tirare fuori qualcos'altro. Comunque, detto questo, vi facciamo vedere il carniere. Andiamo qua. Prima vado io, così. Eh!
necessario. Meglio di niente. Qualche bel corvo, qualche bel sarago grosso, qualche sarago più piccolo, una bella cernia che è venuta alla fine, diciamo, insomma non ci possiamo lamentare, un bel carniere, come dicevo, dal sapore estivo, che è piuttosto particolare per questo periodo, visto che siamo in inverno pieno, siamo a marzo, i primi di marzo. Anche le mie mani le dicono, sì, arancia, rosse. Va bene, che dire, adesso ci cambiamo. Torniamo verso lo scivolo e iscrivetevi al canale, mettete mi piace, seguite anche Dario ovviamente, grazie. E niente, passate la voce ai vostri amici, fateli iscrivere in modo tale che il canale possa crescere e quindi proporre questi argomenti il più possibile secondo i criteri di YouTube, insomma. Va bene, io ti ho messo tra i canali consigliati, eh. No. Come si fa? Io non so. Vai, ma come vabbè, si fa? Dopo te lo spiego. Sì, 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 sì. Lui è millennials, io sono. Millennials, sono del 97, io non 97. Sono millennials. Potrebbe essere mio figlio? Sì, potrebbe essere mio figlio. Va bene, ci cambiamo. In tanti mi avete chiesto di parlare un po' delle mie attrezzature, quindi fatemi sapere per il prossimo video se volete ancora vedere una pescata oppure un video sull'attrezzatura che uso.